Buonasera e benvenuti alla panoramica settimanale. In occasione della giornata dei medici, le autorità locali hanno incontrato la direttrice dell'ospedale di Pola, Irena Hrstić, e il caporeparto. Un'occasione per ringraziare i medici per il lavoro svolto con dedizione e spirito di sacrificio, soprattutto in questo periodo difficile segnato dal Covid. L'ospedale sta lavorando in condizioni difficili, sia per il Covid, sia per il fatto che si stanno svolgendo i lavori di ristrutturazione. In queste circostanze difficili, i medici e il personale medico portano un grosso fardello, offrendo allo stesso tempo un servizio professionale, responsabile ed etico ai nostri cittadini, ha detto il presidente Radin. Abbiamo avuto un incontro con un campione rappresentativo di quelli che sono i direttori di reparto del centro medico ospedaliero di Pola, dell'ospedale generale di Pola, e abbiamo fatto il punto sulla situazione. Li abbiamo ringraziati soprattutto per tutto quello che hanno fatto sinora e per quello che faranno per il benessere e per la salute della popolazione residente, in estate anche dei turisti, di tutti coloro che hanno avuto l'occasione, stanno avendo il bisogno o avranno il bisogno di usufruire dei servizi medici ospedalieri di questo nostro nuovo ospedale. Io personalmente sono e sarò un fruitore soddisfatto delle prestazioni sanitarie del nostro ospedale. Dopo gli investimenti nell'infrastruttura sanitaria, adesso si punta sulle risorse umane, ha dichiarato Radin. Perché siamo consapevoli che manchiamo di personale ospedaliero specializzato, come anche di personale ad alta qualifica, dunque sia di medici di grande esperienza, sia di personale ospedaliero in generale. Per questo motivo stiamo costruendo in aprile, credo l'8 aprile, il 9 aprile, ci dovrebbe essere l'inaugurazione della nuova scuola media superiore di medicina di Pola, almeno nella sua parte edile, e c'è l'ospizio che si sta costruendo qua vicino, è stata costruita e mai inaugurata, perché nel frattempo è scoppiata l'epidemia, la nuova sede dell'Istituto di sanità pubblica, è vero, dunque si stanno facendo degli sforzi enormi per poter dotare la sanità istriana e polese di sedi e di attrezzature appropriate. Un ulteriore passo, anche più difficile di quello che stiamo ultimando adesso, dunque di avere un istituto universitario che formerà medici anche a Pola, anche se non autonomo, almeno filiale di un'università diciamo così contigua alla nostra, per poter diventare un centro ospedaliero clinico, dunque supportato anche dal settore scolastico universitario, che è quel salto di qualità nelle risorse mediche che serve per poter innalzare il livello di servizio professionale che stiamo dando, e questa è la mia conclusione, in una situazione assolutamente difficile, dunque di difficoltà finanziarie, avete sentito quali, di epidemia e di concomitanti lavori edili che si stanno ultimando. I medici e tutto il personale meritano un inchino perché sono stati loro a sopportare il maggior peso durante la pandemia, ha dichiarato il sindaco di Pola, Boris Miletic. Penso che possiamo essere soddisfatti perché questo sogno, che ormai dura da 30 anni, sta diventando realtà, ha detto Miletic, aggiungendo che il fattore chiave è rappresentato proprio dal personale. La direttrice Hrstić ha ringraziato i vertici per la comprensione dimostrata per la sanità istriana, sia che si tratta della problematica legata all'ospedale di Pola che degli altri istituti. Dopo l'incontro, Radin e Miletic hanno visitato il cantiere, la cui costruzione iniziò nel gennaio 2015 ed è in fase conclusiva. Per quel che concerne l'attrezzatura, in senso finanziario sono stati realizzati il 75% dei mezzi pianificati per l'attrezzatura medica e non medica.
L'ultimo mercoledì di febbraio è stata celebrata la giornata delle magliette rosa, ovvero la giornata della lotta contro il bullismo. Gli allievi delle scuole istriane hanno mandato un messaggio chiaro: stop alla violenza. Quest'anno, a causa della situazione epidemiologica, non si è tenuta la tradizionale gara. Tuttavia, le scuole in Istria hanno organizzato diverse attività. L'obiettivo è quello di rendere gli allievi consapevoli che la violenza non deve essere mai tollerata e che essa lascia gravi conseguenze. È importante essere presenti anche nelle nostre scuole, anche nella nostra società. Anche noi adulti, col nostro modo di vivere, con le nostre abitudini, possiamo essere esempio e dobbiamo essere esempio ai nostri più piccoli. Le scuole devono essere un posto sicuro dove i ragazzi si sentono sicuri, dove possono dopo studiare e fare amicizie. Non c'è tolleranza su questo argomento e quindi noi come Pola siamo una città sicura, i nostri ragazzi sono sicuri, ci sono le istituzioni che curano questo argomento e quindi tutti insieme siamo, direi, in obbligo a pensare in questo modo e fare tutte le azioni per prevenire la criminalità nella nostra città e essere dalla parte dei nostri più piccoli. I casi registrati di bullismo sono in calo e quindi le iniziative come la giornata delle magliette rosa hanno un effetto significativo, ci spiega il comandante del commissariato di polizia di Pola, Vjekoslav Vukšić. Lo conferma anche la vice sindaca Belci. Non c'è tanto bullismo, si vede che questi nostri programmi, che ormai sono tradizionali, danno dei risultati. Noi siamo aperti per tutte le comunicazioni con i genitori, con le comunicazioni con i ragazzi, quindi sono liberi a venire a dire se c'è qualche problema. Quindi se c'è un problema si parla, si deve parlare perché è l'inizio per trovare una risposta alla situazione. Quindi tutti questi argomenti dicono che ecco, ci siamo, pensiamo. E si vedono i risultati perché anche la direttrice della scuola elementare Sciana ci ha detto che i risultati sono buoni. Anche se i risultati sono soddisfacenti, le aggressioni fisiche, le offese verbali, i ricatti, le minacce, le prese in giro purtroppo sono atti all'ordine del giorno. Preoccupa soprattutto il cyberbullismo. La violenza adesso si è trasferita nel mondo digitale. Innanzitutto dobbiamo fare un clima positivo, cioè noi come adulti dobbiamo essere i primi, se come noi politici oppure quelli che sono intorno ai ragazzi, ma anche i genitori, devono essere i primi a dare un esempio a questi ragazzi perché loro imparano da noi, quindi questo è il primo. Secondo, la società deve essere quella che giudica ogni forma di bullismo e deve essere quella che mette in, io direi, mette in piano proprio quello che non è accettabile proprio nella nostra città, perché non è un modo di vivere la nostra città, e deve essere dall'altra parte, e se succede, anche delle istituzioni che ci prendono cura di queste situazioni. Quindi molti punti da mettere insieme e credo che siamo a buon punto. Che il bullismo porti danni indelebili lo sono coscienti anche i ragazzi. Hanno detto che il bullismo è brutto, che i ragazzi non si sentono bene, che non è giusto e che non è giusto fare agli altri quello che non si vuole che si sta facendo a loro. Quindi c'è una solidarietà. E anche un ragazzo prima ha detto: è noi che vediamo questo bullismo, dobbiamo dire che c'è. Quindi in questa situazione dobbiamo tutti essere presenti e pensare uno agli altri. L'idea di celebrare la giornata delle magliette rosa è nata nel 2007 in Canada, quando un ragazzo è venuto a scuola indossando una maglietta rosa, a sostegno di sua madre malata di cancro.
Il bambino venne subito preso in giro da alcuni coetanei e divenne vittima del bullismo. Nei giorni seguenti i suoi compagni di classe cominciarono a venire a scuola vestiti in modo identico, indossando magliette rosa per mostrare il loro sostegno e sottolineare il problema del bullismo nelle scuole. Il loro messaggio assunse ben presto un carattere globale. Il messaggio è chiaro. Stop Nasil, uscirete positivo. La città di Dignano ha firmato la Carta Europea del Lavoro dei Giovani che operano a livello locale. La carta è il risultato del progetto Europe Goes Local, il più grande progetto europeo che si occupa di inclusione dei giovani. Si tratta di un progetto strategico delle agenzie nazionali responsabili dell'attuazione del programma Erasmus+, in collaborazione con il Forum Europeo della Gioventù, il Consiglio Europeo, Intercity Youth e reti europee del settore del lavoro giovanile. Gli obiettivi della Carta sono riconoscere l'importanza dello sviluppo di qualità del lavoro con i giovani come parte delle politiche locali e rafforzare la dimensione internazionale. Questa appunto rappresenta una serie di principi e raccomandazioni per l'organizzazione di un sistema di qualità con il lavoro dei giovani a livello locale. Naturalmente siamo molto felici e orgogliosi che è stata firmata questa carta e che definisca in questo modo e confermi il lavoro costante che investiamo per realizzare questi programmi e progetti che sono di interesse per i giovani. Sicuramente implementare tutte le attività di questa carta saranno gli obiettivi finali, anche se come scopo e come sforzo totale che abbiamo nei confronti dei giovani e dopo naturalmente aver terminato il percorso istruttivo, è importante che trovino il lavoro e che naturalmente risolvano il problema abitativo. La Carta Europea del Lavoro Giovanile Locale è in linea con le raccomandazioni della Seconda Convenzione sul Lavoro Giovanile e la raccomandazione del Consiglio d'Europa sull'animazione socioeducativa recentemente adottata. Il progetto è attivamente implementato dall'Associazione delle Città della Repubblica di Croazia in collaborazione con l'Agenzia per la Mobilità e i programmi dell'Unione Europea. L'Ente per il Turismo di Medulino ha tradizionalmente assegnato premi e riconoscimenti annuali ai migliori affittuari privati per il 2020. Si è tenuta davanti all'ufficio turistico di Medulino una cerimonia modesta rispettando tutte le misure epidemiologiche. I premi sotto forma di buono del valore di 1500 cune e il tradizionale pesce San Pietro in ceramica, simbolo turistico della riviera di Medulino, sono stati assegnati agli affittuari privati con il maggior numero di pernottamenti durante la scorsa stagione. Quello che possiamo dire per la stagione 2020... Noi, come si dice, era la situazione, no? In dicembre, quando dobbiamo dare quelle premiazioni per il nostro alloggio privato, non era situazione buona per questa cosa, no? Ma adesso abbiamo deciso, come la situazione con Covid va abbastanza bene qui da noi in Comune di Medulino, nella nostra regione istriana, abbiamo deciso di premiare questi nostri abitanti che hanno praticamente portato sulle loro spalle la stagione 2020. È importante dire, aggiunge Cernobori, che nel 2020 gli affittuari privati hanno raggiunto risultati soddisfacenti nonostante la pandemia. Noi abbiamo finito 2020 di 53% di notti e praticamente eravamo sul terza posizione nella Repubblica di Croazia, subito dopo il nostro campione Rovigno, no? E quello che devo dire è che la stagione era molto molto delicata, 2020, molto specifica. Praticamente noi dovevamo seguire gli ordini, come comportarsi in giorno. Secondo Cernobori, anche il 2021 sarà molto difficile. Speriamo che con quella vaccina che adesso è in Europa e anche da noi, che almeno 30-40% di popolazione prendono quella vaccina, e speriamo che la stagione, che io pensavo che comincerà del 1° maggio, ma penso che anche questo anno saremo già in giugno. Perché noi dobbiamo guardare cosa devono lavorare i nostri
i nostri vicini e le destinazioni da dove provengano i nostri turisti. In primo posto Germania, Austria, Slovenia, Italia, dobbiamo guardare cosa succede lì da loro e comportarsi così da noi. Nel comune di Medolino anche nel periodo invernale ci sono turisti. Non era come l'anno scorso, ma hotel albergo dell'Arena Hospitality Group è aperto tutto il tempo e ha sempre gente dentro, quelli che sono venuti qui a fare le preparazioni, no? In sport, in prima cosa calcio, dopo atletica e tutt'altro, e in campeggio Casella, che era winter camp tutto questo inverno, e speriamo che quella situazione migliora e che possiamo comportarsi come una volta. Uno degli affittuari premiati è stato Claudio Zucon di Pomer. La stagione era difficile, ma abbiamo riuscito a fare qualcosa. Era il problema all'inizio di stagione, ma è andata bene. Speriamo che quest'anno andrà anche meglio. Anche noi, come Zucon, speriamo che presto arrivino tempi migliori. In occasione del 50° anniversario della fondazione del Sabor Ciaccavo e del 30° anniversario della nascita di Svane Cernia, la cattedra del Sabor Ciaccavo ha organizzato a Gimino la presentazione della monografia Il Sabor Ciaccavo dal 1970 al 2020. Il Sabor Ciaccavo, fondato dal noto scrittore istriano Svane Cernia, è nato con l'idea di promuovere la cultura ciaccava. Dopo 50 anni, il Sabor Ciaccavo è diventato una confederazione di cattedre, cioè di associazioni a livello locale che si trovano in varie località dell'Istria, del Quarnero, della Lica e della Dalmazia. La monografia che è stata oggi presentata è il monumento veramente più eclatante di questi 50 anni di un'associazione di associazioni culturali che sono nate nel 1970. Il fondatore Svane Cernia aveva voluto una monografia già 20 o 30 anni fa, lavoro serio iniziato una quindicina d'anni fa. Poi per varie ragioni siamo stati soltanto noi a portare a termine questo lavoro. La monografia, racchiusa in 500 pagine, è una vera miniera di dati sulla storia del Sabor Ciaccavo e sulle attività di 26 cattedre che lo compongono. Su monografie, libri, presentazioni, tutto quello che le cattedre che spaziano dall'Istria e dal Quarnero fino a Spalato e anche in Ungheria con i ciaccavi che vivono lì dal XVI secolo, che è un'eredità storica, ma comunque molto viva come presenza. Gli autori sono tre: Jelena Lužina, Mila Rakovac, che hanno scritto due lunghi trattati sulla storia del ciaccavski sabor. Josip Šiklić, che è il segretario generale del Sabor Ciaccavo oggi, che ha composto assieme a Jelena Lužina la cronologia completa, quanto completa può essere dopo 50 anni di attività, di tutte le cattedre. I dati su tutti i presidenti delle cattedre del Sabor Ciaccavo, aggiunge Matijašić, sono molto importanti per la futura storiografia di questo movimento culturale. Assieme alla monografia del Ciaccavski Sabor, che è nato a Gimino, e la cattedra di Gimino è oggi una delle più attive, è stato presentato un libricino rispetto alla monografia intitolato Il fiore di ciliegio, che è un'antologia di tutte le poesie ciaccave presentate al concorso annuo che si svolge a Gimino da 50 anni, perché questo concorso è stato fondato nell'anno quando anche il Sabor Ciaccavo ha iniziato la sua attività, così che è una cosa un po' così simpatica per illustrare quanto la cultura ciaccava è importante anche per le nuove generazioni, perché si tratta di concorso per bambini e ragazzi dell'età scolare.
La monografia è stata graficamente elaborata da David Ivic, che ha fatto un enorme lavoro. Sono alcune migliaia le fotografie che sono state incluse nella monografia. Ci ha lavorato per quasi 6 mesi. In tutto la monografia ha preso circa 2 anni di duro lavoro dell'equipe che ora l'ha prodotta, ma c'erano già dei testi pronti negli anni precedenti, così che ecco, un anno dopo l'ufficialità dei 50 anni abbiamo presentato questa monografia. Aspettiamo ora altri 10, 20 o 30 anni per altre occasioni di fare un resoconto dell'attività del Sabor Ciacavo. Nel periodo di 20 anni il Sabor Ciacavo ha pubblicato 6 libri ogni anno. Poi c'è stata una pausa e adesso ovviamente il Sabor sta riprendendo questa attività. E adesso andiamo a Rovigno per presentarvi i mandolinisti della comunità degli italiani Pino Budicin. Tra le varie attività della comunità degli italiani Pino Budicin di Rovigno troviamo il corso di mandolino. Il discorso parte molto molto più indietro ancora con il maestro Vlado Benussi, ma le parlo di più di 15-20 anni fa, c'è stato il primo gruppo, poi c'è stata sempre la voglia di riprendere. Sono stato contattato dalla comunità italiana della scuola elementare, quindi per riformare di nuovo questo gruppo. Non abbiamo avuto troppa fortuna perché abbiamo iniziato, poi ci siamo dovuti fermare per via del Covid, poi abbiamo riniziato, poi ci sono state le vacanze, insomma abbiamo lavorato fino ad ora in maniera spezzettata, però ecco, insomma, pian pianino stiamo riprendendo. Il legame tra la città di Rovigno e il mandolino è molto forte. Il mandolino è uno strumento tradizionale, quindi fa parte della tradizione rovignese, della tradizione del bel canto, assolutamente. Quindi tutta questa regione che si affaccia sul mare Mediterraneo, quindi Venezia, l'Istria, la Dalmazia, Napoli, ecco, anche per allargarci un po', c'è questa connessione. Poi la bitinada, che è il modo di cantare rovignese, tipico rovignese, quindi quando si imitano gli strumenti con la voce, con la bocca, si imita anche il mandolino, i tintini del mandolino, quindi è presente, sicuramente presente. Tea Vietzer Jursic ci presenta il mandolino. Per suonare il mandolino ci serve il plettro per usare... per tipo pizzicare le note all'incirca. E per suonarlo ci servono i campi. Questo è il terzo campo. Per esempio, adesso suono la nota così all'incirca. Theo Jurman ci ha spiegato come il corso di mandolino presso la comunità degli italiani Pino Budicin di Rovigno. Molto chiaro, si capisce bene e sì, è un bel corso. Il gruppo accetta nuovi membri. Sempre, 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 porte aperte. Iniziata in Istria la 7ª edizione dell'Inverno Teatrale in Istria, organizzato dal Teatro Popolare Istriano, Teatro Cittadino di Pola, con il sostegno della Regione Istriana. Quest'anno, nell'ambito del progetto, il pubblico potrà assistere a 2 spettacoli.
La sliparia che sarà rappresentata il 4 a Rovigno, poi il 3, il 5 di marzo ad Albona e il 9 di marzo a Buie. E, la seconda rappresentazione è la Operazione Passaretta, una commedia di Branko Lucic che verrà presentata il 11 di marzo a Parenzo e poi il 12 a Pisino. Io sono sicuro che anche questo anno saranno moltissimi gli interessati, come sempre, che verranno a vedere, anche se ci sono queste situazioni epidemiologiche non troppo simpatiche, che ci sarà un vastissimo pubblico, normalmente parlando in queste situazioni, di 25 persone. Esaltare la creatività teatrale degli spettacoli della produzione della scena Ciacava del Teatro Popolare Istriano e il desiderio di avere un pubblico sempre più vasto sono gli obiettivi principali del progetto L'Inverno Teatrale in Istria. Ed è tutto, grazie dell'attenzione, ci vediamo domenica prossima alle 19:35. Buona serata.